Buongiorno a tutti da casafacilefelice.org. Oggi prepariamo le melanzane sott'olio a fette. Per questa preparazione occorrono melanzane tonde, piuttosto che quelle viola, meglio quelle più chiare, che sono meno amare. Olio extravergine di oliva, peperoncino se piace, origano, aglio, un bicchiere di aceto bianco, sale fino. E vasetti. In questo caso si possono usare vasetti, sarebbe meglio usare vasetti più larghi e bassi piuttosto che alti. Procederemo in questo modo. Prima cosa sbucciamo le melanzane. Naturalmente sono state già lavate. Una volta che le avremo sbucciate, bisognerà tagliarle in fettine. Più o meno di questo spessore, mezzo centimetro di spessore. Man mano che li tagliamo, appoggiamoli in un piatto in questo modo e cospargiamo di sale fino. Una volta che le avremo salate tutte, lasciamole nel piatto inclinato almeno 4-5 ore, in modo che perdano tutto il loro amaro. Le lasciamo così asciugare. Vi ricordo che per 1 chilo di melanzane più o meno ci vogliono dagli 80 ai 100 g di sale fino, in linea di massima, perché poi dipende anche dalle melanzane, da quanto le tagliamo spesse. Ma più o meno diciamo che 80-100 grammi di sale fino sono sufficienti per 1 chilo di melanzane. Sono trascorsi circa 6 ore, adesso noi possiamo strizzare le nostre melanzane.
Ne prenderemo due o tre alla volta, quattro massimo, e le strizzeremo delicatamente, in modo che fuoriesca anche l'amaro che eventualmente fosse rimasto dentro. Le allarghiamo e le posizioniamo su un piatto. Intanto facciamo bollire l'aceto. Versate l'aceto bollente sulle melanzane. E lasciate raffreddare per tutto il tempo che sarà necessario. Quando si saranno raffreddate, le strizzeremo di nuovo, sempre tre o quattro alla volta. E le apriamo. Naturalmente siete liberi di usare i guanti o di usare lo schiacciapatate per strizzarle. Quando le avrete strizzate tutte, mettete un filo d'olio e lasciatele macerare per una mezz'oretta. Quando sarà trascorsa una mezz'oretta, cominciamo a condire le nostre melanzane. Mettiamo un filo d'olio nel barattolo che abbiamo scelto. Dopo mettiamo le melanzane in fila. In questo modo. Facciamo una fila di melanzane e mettiamo qualche pezzettino di aroma. Un po' di aglio e qualche seme di peperoncino. Un pizzico di origano.
mettiamo anche un filino di olio ogni due file e così mettiamo tutte le melanzane in file nel barattolo. Vedete? Lasciate almeno 3 cm di spazio dall'orlo del barattolo e coprite di olio. Naturalmente per i primi 3 o 4 giorni il barattolo non va chiuso, di modo che se dovesse esserci ancora bisogno di rabboccare olio lo farete. Ecco qui. Le nostre melanzane sono pronte, naturalmente devono stare almeno 15-20 giorni a macerare nell'olio per essere pronte da mangiare. Le melanzane così preparate si possono conservare per più di un anno. Per queste ed altre ricette vi aspettiamo sul nostro sito casafacilefelice.org. Arrivederci alla prossima preparazione.